quanto parlate, ragazzi. Lacrime e parole. Ma certo, per capire. Un progetto che unisce musica, poesia, frammenti di prosa con l'obiettivo di valorizzare i testi della grande letteratura. Questo è Parole Note Live, guidato dalla voce di Giancarlo Cattaneo, presentata da Mario De Santis ed accompagnata da musica ed immagini, luci ed ombre che hanno traghettato gli spettatori del Cineteatro Ferrari di Sapri in un mondo a sé, totalmente isolato dalla realtà. Intimo e personale, da soli con le proprie emozioni. Parole Note Live nasce dal celebre programma di Radio Capital ideato da Maurizio Rossato. Sì, il percorso è nato grazie a Maurizio Rossato, che è un grande appassionato di poesia. Anni fa ha chiesto alla nuova scuola di attori italiani, Filippo Timi, Mastandrea e tanti altri, di prestare il proprio operato, la propria voce per la lettura di un testo poetico, poesia, ma anche prosa, musicando il tutto in chiave elettronica. Infatti il progetto nasce così, proprio il dialogo nuovo tra musica e poesia, dove la musica è elettronica, in modo che possa anche, come dire, convogliare anche un pubblico un po' più giovane, e poi i testi, come dire, proposti sempre in una chiave un po' più pop, per cercare di implementare il discorso e arrivare anche alle grandi masse. Un po' questo è il nostro obiettivo. Dal primo CD un secondo CD, rapida carrellata, tutto questo. Il primo CD c'è stato nel 2010 e poi negli anni c'è stato un libro edito dalla Mondadori, Parole dritte al cuore, viste le tante richieste da parte degli ascoltatori ma anche dei follower, perché poi c'è un grande seguito anche social dei testi maggiormente trasmessi alla radio, perché intanto è diventata anche una trasmissione radiofonica ancora attualmente in onda su Radio Capital, e poi da lì la declinazione che noi amiamo forse maggiormente, che è quella del live, quindi uno spettacolo studiato ad hoc e portato in giro in tutta Italia, che per fortuna insomma sta andando bene da circa 3 anni e mezzo. Durante la serata è stata letta da Cattaneo anche la più bella poesia tra quelle partecipanti all'iniziativa Ti lascio una poesia, voluta dal Cineteatro Ferrari per premiare il lato romantico e poetico dei suoi spettatori. Al vincitore è andato un ebook reader. E le salate, come i cieli del giorno e della notte, due come sono i piedi, gli occhi, i reni, come i tempi del battito, i colpi del respiro. Quando saremo due, non avremo metà. Saremo un due che non si può dividere con niente. Quando saremo due, nessuno sarà uno. Uno sarà l'uguale di nessuno e l'unità consisterà nel due. Quando saremo due, cambierà nome pure l'universo.